Edelman e Winefeld che dividono la seconda piazza, poi Frenzel benissimo in terza posizione, Tande, Schmidt. Bisogna vedere adesso Kirkeisen, vediamo, Koivuranta parte con 40 secondi e non so se ancora in forma nella forma migliore, credo che la stiano cercando tutti quanti gli atleti. Kirkeisen 45 secondi, bravissimo Alessandro Pittin, 51 secondi, 13esima posizione davanti a Takahashi, poi Stecker, Demong 16esimo, poi insomma il miglior, diciamo, miglior Beat Demong a 56 secondi potrebbe anche riuscire a recuperarli. È da vedere che Beat Demong troviamo in questo momento. Questo è da capire, soprattutto con la neve che c'è qui a Trondheim. Intanto andiamo a vedere Bjorn, poi Gotval lontanissimo, 34esima posizione. Volevo anche controllare un attimo Michielli, lo troviamo 54esimo, dovrebbe essere l'azzurro. Abbastanza attardato Giuseppe Michielli, mentre Alessandro, ricordiamo, Pittin è tredicesimo fino al termine della gara di salto. Questi sono i distacchi per la 15 km Gundersen. 38 punti e 1, eccolo qua Jason Lamy Chapuy, e 12 secondi di vantaggio sul tedesco Erik Frenzel, che partirà con il numero 2, poi Tino Edelman. Dunque bene la Germania in questa fase, con due atleti al secondo e terzo posto, partono con 12-14 secondi, poi Denifel, Tande, Schmidt, Johnny Spinley, Tallus, anzi Koivuranta, che partirà con 40 secondi, parte con 40 secondi ritardo, non è ancora al 100% per i postumi influenzali. Koivuranta è andato a 131 metri e mezzo e quindi deve cercare di recuperare un po', ovviamente debilitato in questo caso. Bene anche il nostro Alessandro Pittin, tredicesimo, con un salto da 132 metri che lo ha portato, come abbiamo detto, a partire con 51 secondi di ritardo, quindi una buona prova per l'azzurro. Per quanto riguarda anche gli altri favoriti di questa gara, mentre si susseguono le partenze, beh, Beat Demong rientrava in Coppa del Mondo, a parte con 56 secondi di ritardo e un salto da 130 metri che gli sono valsi 124 punti e 2. Intanto qua andiamo a seguire, abbiamo visto con il numero 31 da tenere d'occhio la squadra norvegese, soprattutto almeno un norvegese che è, ovviamente manco a dirlo, è Magnus Mohn. Un Magnus Mohn che però oggi parte piuttosto arretrato, 39esima posizione per lui dopo la prova di salto. Per quanto riguarda poi i possibili favoriti, Kirkeisen è uno che sugli sci stretti sa andare, parte con 45 secondi di ritardo, abbiamo detto Demong, e un Chapuy che in questo caso, dunque, a questo giro è partito con il numero 1 e dunque un vantaggio sicuramente ce l'ha. È un atleta che sa gestire, poi bisogna vedere se è in grado di farlo al meglio, sa gestire al meglio il discorso per quanto riguarda l'economia della gara nella prova di fondo. Atleti che si portano verso il primo chilometro e mezzo, un Jason Lamy Chapuy. Adesso andremo anche a vedere piano piano le distanze, eccolo dietro, ci sono alle sue spalle Erik Frenzel in seconda battuta, poi Tino Edelman, quindi dovrebbe esserci Vinen Denifel e Peter Tande. Questo è il primo gruppo, di atleti che partiva assieme, ha perso mi sembra contatto, infatti Johnny Spillane partiva con 27 secondi dopo
dopo Jason Lamy, Chapuis, e quindi sia lui sia Tommy Schmidt sono un po' attardati praticamente nel gruppetto che si è ricompattato. Eccoli qua, i due gruppi separati. Abbiamo la testa della corsa, se così vogliamo chiamarla, con Chapuis, Frenzel, Edelman dietro. Bisogna vedere anche quando transiteranno al chilometro e mezzo Kircaisen e Bill DeMong, e soprattutto vedere se il nostro Alessandro Pittin con il numero 13 riesce a tenere il passo. Ecco qua il gruppo degli altri inseguitori. Qui abbiamo Jan Schmid, poi Espen Rien, quindi Tande, eccolo, ha perso tantissimo Peter Tander. Kircaisen, qui eccolo, Alessandro Pittin transita in questo momento tredicesimo con 41 secondi di ritardo, il che vuol dire che Alessandro in questa fase ha recuperato una decina di secondi, 10 secondi esatti per lui. Bill DeMong è transitato a 42,8, qui intanto siamo sul cambio in testa con Eric Frenzel che ha scavalcato Jason Lamy, Chapuis, ma ovviamente la gara è ancora dura, e quindi Tande e Denifel. Due gruppi nettamente separati, oserei dire, fra il primo e il secondo gruppo, cioè fra il gruppo di testa e quello che insegue. Ci sono 14 secondi e 2 di differenza, quindi una spaccatura piuttosto evidente in questa fase. Gara comunque ancora piuttosto lunga e dura, vediamo anche, c'è un po' di vento, non tantissimo, neve di traverso, questo chiaramente rende la corsa un po' più faticosa per certi versi. Gruppo che sta di conserva, adesso ci sarà da valutare la tattica, la strategia che tanto Denifel e quanto Frenzel e Edelman cercheranno di adottare. Al momento al comando Tino Edelman, poi Eric Frenzel, Jason Lamy, Chapuis. Quindi vedete Tande, il norvegese, e Denifel, abbiamo detto il distacco era di 14 secondi e 2 chilometri e mezzo. Transita subito dietro Johnny Spillane a guidare il gruppo degli inseguitori. Poi dovrebbe esserci Bill DeMong, Jan Schmid, Espen Rian, eccoli qua. E sono staccati Thomas Schmid, beh, insomma, di una ventina di secondi, non proprio pochi. Koivuranta è 19 secondi, anzi Koivuranta che partiva con 40 secondi di ritardo, anche lui sta spingendo al massimo. Alessio Pittin 44 secondi, ha perso rispetto al precedente intermedio 3 secondi e 2, mentre ecco qua Bill DeMong, diciamo che è quello che guida il gruppo dei diretti, dei papabili per il successo. Monna è risalito in 31esima posizione intanto dalla 39esima, Asenei 30esimo a 1,16, Kircaisen, andiamo a vedere, Bjorn Kircaisen per il momento è nono a 19 secondi, ha preso in 2 chilometri e mezzo, ha preso in 2 chilometri e mezzo 25-26 secondi, dunque un passo piuttosto sostenuto per Bjorn Kircaisen. Wilhelm Denifel lo vediamo qua inquadrato, 7 minuti di gara, 2 chilometri e mezzo. Con il quartetto di testa che non si è ancora scomposto. Chapuis in seconda posizione, passo abbastanza costante per tutti gli atleti, con Tino Edelman davanti proprio a Jason Lamy, Chapuis.
credo che il vantaggio a questo punto sia leggermente aumentato rispetto su chi insegue. Qua vediamo Jan Schmid a guidare il quartetto, dove c'è dentro anche, come avete visto, Johnny Spillane con il numero 7, dietro Alessandro Pittin, quindicesima posizione, Jan Rynänen sedicesimo. Vediamo Biller è risalito alla ventunesima posizione. Edelman, poi alle sue spalle Peter Tande, Jason Lamy, Chapuis. Io credo che siamo a 9 minuti di gara, verso metà gara qualche cosa potrebbe anche cambiare. Siamo all'intermedio dei 4 chilometri. Quartetto che non si è staccato, ha perso rispetto al gruppetto iniziale, ha perso e sta perdendo, a mio modo di vedere, contatto Wilhelm Denifel, che potrebbe venire risucchiato. Beh, qua sulla salita abbastanza evidente il gap che l'austriaco sta accusando rispetto al quartetto iniziale, fra poco verrà risucchiato da Jan Schmid e Espen. Vediamo Schmid davanti a Bjorn Kirkhaisen. Kirkhaisen, abbiamo detto, ha un passo notevole a vederlo qua. Poi Johnny Spillane e Anssi Koivuranta, che sta cercando di non sapere che lì davanti ci sono, c'è Bjorn Kirkhaisen e poi ancora più avanti c'è Chapuis. Sono atleti da non lasciare andare via troppo facilmente, da non lasciarsi scappare, pena ovviamente non mantenere il loro passo e poi non riuscire a recuperarli in seconda battuta. Dunque ricapitoliamo prima della pausa la classifica: Edelman, Tande e Chapuis, prime tre posizioni. 4 chilometri anche per Alessandro Pittin, che a 52 secondi e 3, quindi ha riperso quei 10 secondi che aveva preso nei primi 2 chilometri, nel primo chilometro e mezzo, nei primi 2 chilometri, anzi. Alessandro Pittin adesso li ha ripersi in 14esima posizione, alle spalle di Mario Stecker, è praticamente in lotta per la 14esima, 15esima posizione, principalmente con Jan Rynänen e poi Jaakko Tallus. Cambio ancora davanti, Peter Tande, poi al Tino Edelman, Chapuis e quindi l'altro tedesco Erik Frenz, che per il momento sta tenendo il passo. Dunque due tedeschi che si stanno cercando di gestirsi nel migliore dei modi questa gara e controllare soprattutto sia il norvegese leader in questo momento e sia il francese Jason Lamy Chapuis alla ricerca del secondo successo stagionale dopo tre gare. Beh, insomma, sarebbe un bel biglietto da visita, soprattutto un buon inizio di stagione. Intanto 5 chilometri, Tande, Frenzel, Kirkhaisen, Schmid, poi Spillane, Koivuranta e Denifel nello spazio di un secondo e due. Come abbiamo detto, molto molto vicini, sembra abbastanza rilassato Peter Tande. Siamo esattamente a metà gara. Tommy Schmid con il numero 6, anzi Jan Schmid con il numero 6, poi via via tutti gli altri. Bill De Mong, decima posizione, abbastanza dura la gara, ricordiamo la prima gara della stagione per lo statunitense, che ha scelto di allenarsi, anzi la squadra aveva scelto di andare ad allenarsi in quel di Lillehammer. Vediamo indietro anche le altre posizioni, soprattutto atleti che rientrano come Felix Gottwall dopo 2 anni di inattività, un Gottwall che attualmente è in 16esima posizione rispetto alla 23esima dalla quale di fatto è partito dopo la gara di salto. Ancora Peter Tande con Tino Edelman che gli sta vicino sulla salita, poi Chapuis e quindi
Eric Frenzel. Sembra che il passo sia lo stesso per il quartetto, non ci sono stati ancora cedimenti, ma siamo ancora a metà gara, quindi non ancora particolarmente selettivo. E qui uno scatenato Bjorn Kirkeisen, 5 km anche per il tedesco, che ce la sta mettendo tutta per, ricordiamo, 45 secondi di fatto era il ritardo in partenza. Adesso è risalito in quinta posizione con 16 secondi e 2 a metà gara, quindi metà percorso, ha recuperato di 45 secondi che aveva di ritardo. Di fatto ne ha recuperati 29, un passo notevole. Come vedete sta anche aumentando la neve in questo momento sul tracciato di Lillehammer, con i due tedeschi che cercano, devono tenere d'occhio soprattutto un Peter Tande, assolutamente vederlo qua abbastanza rilassato. Credo che si vedranno delle belle scintille nella parte finale della gara, e credo anche qualche chilometro prima, perché presumibilmente ci sarà, i due tedeschi cercheranno di fare un po' il proprio interesse, il proprio gioco, e provare ad andare via sia a Tande, ma soprattutto non lasciare arrivare troppo vicino il gruppetto, ma anche se il gruppetto degli inseguitori, anche se ormai il contatto è abbastanza, sembra prossimo. Vediamo al 6 km e mezzo transitare Jan Schmidt, poi Bjorn Kirkeise, anzi Koivuranta dietro, poi alle spalle di Koivuranta Spillane e Denifel. Jan Schmid e Kirkeisen che sembrano averne qualcosa in più. Poi arriva il grosso del gruppo, in questo caso guidati da Magnus Mohn sulla destra. A guidare il gruppo in questo momento è proprio Bill De Mong. Alle sue spalle troviamo anche Sebastian Asenay con la tuta nera, quindi Felix Gottwald, Alessandro Pittin lì in mezzo, un Pittin che difende la sua 16ª posizione a 58 secondi e 8 dal gruppo di testa. In netta difficoltà qui invece Jaakko Tallus, prevedibile per lui un possibile cedimento, parte del cedimento intorno a metà gara, e così si sta rivelando. Mentre avete visto alle spalle di Tallus stava arrivando anche il francese Sébastien Lacroix. Si gira Peter Tande a controllare i due tedeschi e il francese che non lo mollano. Cambio al vertice, ha lasciato passare in questo caso, dovrebbe essere il Tino Edelman. Edelman davanti a Peter Tande, poi Chapuis, e dietro a lui sull'altro quartetto l'altro tedesco che di fatto è rimasto insieme a loro, ovvero Eric Frenzel. 7,5 km, ci avviciniamo alla dirittura d'arrivo, 7,5 km con Edelman che transita davanti. Ma qui è interessante vedere Jan Schmidt, chiamiamolo così, e Bjorn Kirkeise, anzi Koivuranta, con quanto distacco vanno a transitare. 14 secondi, 13-14 secondi.
13-14 secondi quando siamo oltre metà gara, inizia a farsi sentire un po' la fatica in questo caso. Ricordiamo, domani si gareggia ancora seconda gara come sempre nel weekend di combinata nordica e di salto, seconda gara di fila, regia che si sofferma sul, chiamiamolo, padrone di casa. È ovviamente molto atteso Magnus Moan, decimo, Pittin sempre tredicesimo davanti a Mario Stecker, quindi Espen Rien. Vediamo Felix Gottwald, dodicesimo, tutto sommato buona la prova dell'austriaco al rientro, mentre la regia ci propone al rientro alla terza gara di fatto di Coppa del Mondo. Felix Gottwald per il momento dodicesimo, Sebastian Asenei è undicesimo, se la sta giocando insomma con Gottwald in questo momento, ci sono 3 centesimi di differenza, mentre Tandem prova a tirare il gruppo con Jason Lamy Chapuis che gli si è appiccicato alle code. Sembra il tentativo da parte di un allungo, perlomeno da parte di Peter Tande, anche se in realtà non è solo una sorta di elastico fra il quartetto iniziale, perché comunque rimangono sempre lì tutti e quattro attaccati, con i due tedeschi a chiudere il gruppo, in questo caso Erik Frenzel alle spalle di Tino Edelman. Vediamo un Biller che ha recuperato, non ha recuperato molto, 2 posizioni, Magnus Moan ne ha recuperate 10 rispetto all'inizio, poi andando sempre a seguire Takahashi, sprofondato in 29esima posizione, è vero che partiva già da una 25esima posizione. Minuti di gara, mentre ci avviciniamo ai 9 chilometri e ovviamente come potete vedere dalle immagini i 4 a questo punto rispetto a Denifel, rispetto al Schmidt e al gruppo che insegue, hanno 13 secondi, a mio modo di vedere si sta anche allungando il gap, 13 secondi e 3, in realtà il gruppo di Schmidt, Kirkeisen, Koiviranta e Johnny Spillane, buona prova anche di Johnny Spillane in 8ª posizione, non è cambiato molto rispetto al rilevamento dei 7,5 km, erano 14 secondi, adesso andiamo a vedere, più o meno siamo su quei valori, non hanno guadagnato, forse hanno perso qualche cosa, qualche un pochino probabilmente hanno ceduto. Jaschmidt 18 secondi, 4 secondi, vediamo i 7,5 km, sì, hanno perso 4 secondi il gruppo di Kirkeisen, e a questo punto per recuperarlo hanno davvero un chilometro, credo che sia difficile, penso che si giocherà tutto in questa volata e qui diventa veramente dura per gli atleti studiare il punto, cercare il punto dove poter partire. Normalmente si cerca, i migliori insomma cercano lo strappo sulla salita, cosa che stanno facendo. Chapuis sta spingendo al massimo, poi dietro Frenzel e Edelman, non ha sortito nulla questo, se vogliamo, più che tentativo di attacco, questa manovra di disturbo, a parte che sta arrivando anche, vedete dietro, Johnny Spillane con il numero 7. Spillane che si è lasciato alle spalle, se ho visto bene, lo stesso Bill DeMong. Bill DeMong ha perso tantissimo, è scivolato in 14esima
posizione praticamente in, dal sesto chilometro al nono chilometro. De Mong, sto controllando anche i tempi, sta perdendo progressivamente un paio di secondi, ceduto Bill De Mong, che poteva essere uno dei papabili per cercare di arrivare sul podio. E prova Jason Lamy-Chapuis, Peter Tandel lo lascia sfilare all'interno, siamo nelle battute finali, Chapuis prova ad andarsene, gli si attacca Peter Tandel, niente da fare per i due tedeschi, è il testa a testa fra Peter Tandel e Jason Lamy-Chapuis, Tandel, vediamo ed è... vediamo Jason Lamy-Chapuis per un secondo, Peter Tandel, Erik Frenzel, atleti stremati, e Tino Edelman. Buona prova della squadra tedesca, vediamo per il quinto posto Bjorn Kirkeisen, Johnny Spillane, grande gara anche per l'americano che ottiene un buon sesto posto, poi Schmidt e Koivuranta, da quale non si poteva neanche chiedere più di tanto con lo stato febbrile, i postumi dell'influenza che l'hanno colpito. Denifel, anche per Willem Denifel comunque un buon risultato finale, un quinto un nono posto per Denifel, ci sta tutto. Asenei, decima posizione per Sebastian, e Magnus Mohn arrivato undicesimo, ricordiamo partiva addirittura dalla 39esima posizione, non era facile, bene anche Felix Gottwald, quindicesimo, a poco meno di un minuto. Il primo che arriva a un minuto è il ceco Dvorak, e adesso ovviamente da vedere la posizione del nostro Alessandro Pittin, che era tredicesimo al nono chilometro. Ed è quattordicesimo al traguardo. Comunque buona la prova di Alessandro Pittin, ha chiuso nelle prime 15 posizioni e per l'inizio di stagione oserei dire che è un buon risultato, ma soprattutto è un ragazzo che sta trovando e che deve trovare la costanza di rendimento nei risultati ed è sulla strada buona. Tallus ha precipitato in trentesima posizione, mentre per Jason Lamy-Chapuis arriva anche la seconda vittoria in Coppa del Mondo ed è un successo importante alla luce del fatto anche che non ha gareggiato il vincitore della seconda gara di Kuusamo in Finlandia, e mi riferisco ad Anu Manninen, per i motivi che abbiamo detto in apertura di collegamento, ritornerà in Germania a gennaio, a gareggiare in Germania a gennaio, perché sta seguendo un corso per piloti e ovviamente il suo intento per questa stagione è cercare di raggiungere quel traguardo che tutto sommato gli è sempre mancato, cioè quella vittoria individuale alle Olimpiadi che in tantissimi anni di carriera non ha mai raggiunto. È riuscito ad arrivare alle 46 vittorie, 46 successi in Coppa del Mondo nella sua carriera, un minuto e 39 di distacco, terminato a un minuto, ha recuperato praticamente una cinquantina di secondi. Ottavo Anssi Koivuranta, per lui il discorso vale un po' il fatto, bisogna rivederlo, dopo che ha smaltito completamente i postumi influenzali. Alessandro Pittin, abbiamo detto, dodicesimo, era tredicesimo al nono chilometro, ha recuperato nell'ultimo chilometro un ottimo dodicesimo posto, e anche per l'Azzurro bisogna dire che c'è un inizio di stagione, tocchiamo ferro e facciamo i debiti scongiuri, molto promettente. 42esimo Lucas Rungaldier, davanti comunque a un gruppo di altri 12 atleti, chiude poi ovviamente la lista degli oltre 60
atleti in gara, l'ultimo classificato.